povero Salvini, ve ne rendete conto? Sembrava quasi che volesse conquistare una bella figa e che alla fine gliel'avesse anche quasi data. Vabbè, e ma poi sempre a un certo momento, di volgare, dai, e su, poi a un certo becchi, momento però, questo favore. Si è ritirato indietro. Scusate, dai. Questo è successo. Ossia esso. A un certo momento il Movimento il 5 Stelle ha detto no, non ci stiamo più, non ve la diamo più. E a quel punto è caduta la figa. Insomma, amoroma, Allora le posso portare una notizia anche stasera, la prossima settimana diventerò nonno per l'undicesima volta. Allora, congratulazioni. Ci abbiamo sui giornali tutte le telefonate di Berlusconi quando si faceva le gnocche, eccetera, e voglio sentire anche queste telefonate. Io non lo voglio, cazzo, perché non mi piace. Fico, ma a me non piace neanche Fico, e quell'altro no, perché è indagato. E facciamole questo bello streaming di telefonate, no? Berlusconi, sembra una cosa incredibile, sembrava morto, e questo qui sembra avercelo più duro di tutti gli altri. Va bene. È una cazzata bestiale. Allora va bene, sulla parolaccia le do con l'audio. Ed allora, è tutto normale. Va bene. Ma ve ne rendete conto in che condizioni siamo? E nel totale casino non riescono a mettersi d'accordo su Non è vero forse che tutte le forze politiche scontavano a Camera e Senato e passavano addirittura i membri sulla CIA per indicare che c'era l'opposizione, la maggioranza, ma su questo siamo tutti d'accordo. E cosa volete che vi dica? Qui vale quella canzone che ho citato ieri, no? Se telefonando.